Torino, settembre 1969. In un appartamento al primo piano di via Baveno 16 vive una coppia molto felice. Sono Gianna Bo, di 30 anni, e Paolo Piantella, di 29. Sono molto uniti, si conoscono da sempre, fin da quando erano bambini. Hanno frequentato la stessa scuola. Il loro amore è nato sui banchi. Gianna e Paolo fanno coppia fissa per tutto il liceo e hanno tanti progetti. Sono entrambi originari di Parma e lì vivono ancora le loro famiglie. Quando il padre di Gianna muore, lei si trasferisce con la madre e i due fratelli a Fidenza. Gianna ha appena finito il liceo e insieme a Paolo decide il proprio futuro. Paolo si trasferirà a Torino per frequentare il Politecnico, mentre lei si iscriverà alla Facoltà di Lingue di Bologna. Sono anni in cui vivono distanti, ma appena può, Paolo prende il treno e va a trovarla. Il ragazzo a Torino conduce una vita molto semplice. Fa tanti sacrifici per riuscire a laurearsi, paga le tasse universitarie con una borsa di studio e dopo 5 anni finalmente diventa ingegnere aeronautico. Paolo rimane all'Università di Torino ancora 1 anno, come assistente, poi vince un'altra borsa di studio come ricercatore e trascorre un periodo alla Fiat. Gianna, nel frattempo, si è laureata in lingue. Il periodo di lontananza forzata è finito e finalmente si sposano nel dicembre del 1967. Quel matrimonio lo sognavano da 10 anni. La coppia va a vivere a Torino, in quell'appartamento di via Baveno. Paolo, il 1° gennaio del 1969, viene assunto definitivamente alla Fiat, all'ufficio tecnico studi speciali. Gianna riesce ad ottenere un posto come insegnante di inglese all'Istituto Statale per il Commercio Valentino Bosso di via Meucci. La preside dell'istituto dice: «Le avevamo assegnato le classi più impegnative, ma lei si è distinta, riservata, preparata, scrupolosa. Le allieve la trovavano molto simpatica. Ricordo che una volta agli inizi le proposi di andare a Roma per frequentare un corso di perfezionamento, ma lei mi disse che preferiva restare a Torino perché non voleva lasciare solo il marito». La bidella dell'istituto racconta: «Era sempre molto gentile alla mano. Quando scoprì che anch'io sono di Parma, ha cominciato subito a parlarmi nel nostro dialetto». Dunque, dopo tanti sacrifici, per Gianna e Paolo è finalmente arrivata la sicurezza economica. Hanno anche deciso che entro la fine dell'anno cambieranno casa. La loro vita nel frattempo è molto riservata. Amano trascorrere le serate a casa e frequentano pochi amici. Tutte le mattine Gianna e Paolo escono insieme. Lui va in ufficio e lei a scuola o a fare la spesa. Tutti nel quartiere li ricordano passeggiare sempre sotto braccio. I vicini di casa di lei dicono: «Cantava sempre, la sentivamo sempre cantare». È venerdì 19 settembre. Insieme al marito, Gianna va a Fidenza a trovare sua madre. La mamma di Gianna, la signora Maria Calzolari, si è trasferita a Fidenza insieme al figlio. Quel giorno, quel 19 settembre, Gianna sta completando una cura per un fastidioso furuncolo sul viso. Suo fratello, che è medico, le suggerisce di andare il lunedì all'ospedale di Fidenza, nell'ambulatorio di un suo collega, dove potrà sottoporsi ad una piccola incisione, una cosa da nulla. Dunque, mentre Paolo deve rientrare perché il lunedì deve riprendere servizio alla Fiat, Gianna decide di rimanere ancora qualche giorno con i suoi familiari. Il fratello di Gianna, Giancarlo, si offre di accompagnarla a Torino con la sua auto, ma lei preferisce tornare a Torino col treno. I parenti di Gianna la accompagnano in macchina alla stazione. Gianna prenderà il direttissimo Bologna-Torino intorno alle 21 e il bigliettaio dello sportello, che si chiama Nando Ferrari, la ricorda bene. «La ricordo perfettamente quella ragazza, la conoscevo di vista da molto tempo. Ieri è venuta allo sportello poco prima delle 9 di sera, mi ha chiesto una prima classe per Torino. Poi ha aggiunto che aveva il libretto per la riduzione ferroviaria per gli insegnanti. Ho venduto solo quel biglietto per Torino, anzi, se mi ricordo bene, per tutta la linea. Quella sera Gianna era sola, sembrava calma e normale». La ragazza dunque sale sul direttissimo delle 21:07. Poco prima ha anche avvisato suo marito dicendogli: «Arrivo con il solito treno, ci vediamo a Porta Nuova». Alle 23:28 è previsto l'arrivo del treno alla stazione di Asti. Il convoglio riparte quasi subito.
Un passeggero che deve andare alla toilette percorre il corridoio e, passando davanti ad uno scompartimento della prima classe, nota qualcosa di strano. C'è una donna riversa sul sedile. Si avvicina, cerca di soccorrerla, pensa ad un malore, ma si rende immediatamente conto che c'è sangue ovunque. L'uomo chiama immediatamente il capotreno. Fermare il convoglio in aperta campagna sarebbe inutile, bisogna arrivare il prima possibile a Torino. Il capotreno lancia messaggi nelle stazioni che attraversa. Abbiamo una ferita. Telefonate subito alla stazione di Porta Nuova affinché facciano trovare un'ambulanza. Intanto, Gianna su quel treno sta morendo. Il convoglio arriva a mezzanotte a Porta Nuova. Molti passeggeri ignorano quanto sia accaduto e vanno di fretta. Altri invece si fermano vicino all'ambulanza. Tanti curiosi arrivano al binario 9. La polizia ferroviaria cerca di tenere lontana la folla. E intanto un uomo si fa largo tra la gente. È Paolo Piantella che non vede sua moglie scendere da quel treno e si preoccupa. Purtroppo, Paolo vede quella scena terribile. Gianna caricata su una barella, coperta di sangue. Un carabiniere cerca di allontanarlo e gli racconta una pietosa bugia. È un malore. Venga con me nel mio ufficio. In realtà Gianna è stata aggredita, qualcuno sul treno le ha tagliato la gola. Iniziano subito le indagini che vengono affidate al dottor Montesano, a capo della mobile. Partecipano anche la polizia ferroviaria e i carabinieri. Il controllore dichiara: ricordo di aver fatto il passaggio dalla seconda alla prima classe a un ragazzo con un violoncello che è entrato nello scompartimento della vittima e mi sembra sia sceso ad Asti. Subito si mette in allarme la polizia di Asti, anche se non è sicuro che il giovane sospetto sia sceso proprio lì. Possibile che nessuno l'abbia visto? La mattina successiva al delitto è giovedì 25 settembre. Claudio Fantino, un ragazzo di 15 anni di Asti, soprannominato Fiandro, si sveglia tardi ed esce a comprare dei fumetti. Claudio, che non ha mai conosciuto suo padre, vive con sua mamma Rosetta di 35 anni, con la nonna Eliana e con lo zio Carlo di 29. La mamma e lo zio sono entrambi operai. Vivono tutti insieme in un appartamento di due stanze in una casa popolare di via Catalani 24 ad Asti. Claudio dorme in una cameretta con lo zio, in due lettini affiancati vicino ad uno scaffale pieno di modellini di automobiline, qualche pallone e qualche libro. Lo conoscono tutti. È un tipo tranquillo, mite, con quella passione per il violoncello che studia da 5 anni alla scuola municipale Giuseppe Verdi. Studia anche da tecnico radiotelevisivo. Scuola e musica. Ha pochi amici, Claudio. Qualche partita a calcio all'oratorio, ogni tanto il cinema. È considerato anche un po' mitomane. Infatti, ogni tanto racconta agli amici qualche balla colossale. Racconta di avventure inverosimili con donne, che nessuno ovviamente prende mai sul serio. Il giorno prima, il ragazzo è andato a Milano a trovare una sua prozia. È il suo primo viaggio in treno da solo. E Claudio, per l'occasione, si veste bene. Mette il suo vestito più bello, la sua camicia bianca e un cravattino a farfalla. Prende anche il suo violoncello, vuole fare sentire alla zia come è diventato bravo. E poi, vestito così, potrebbero scambiarlo anche per un orchestrale in smoking. A Milano, Claudio passa un pomeriggio molto tranquillo con i suoi parenti. Poi va a fare un giro alla Rinascente, dove compra qualche disco e un libro, Le confessioni di un italiano di Polito Nievo. Compra anche un coltello da Boy Scout da portare con la divisa dell'oratorio. Sua madre non gli aveva mai permesso di comprare quel coltello, ma Claudio adesso è da solo e può disobbedire. La sera Claudio sale su un treno da Milano diretto verso casa. Durante il viaggio chiacchiera con due ragazze che scendono ad Abbiategrasso. Nello scompartimento insieme a Claudio ci sono quattro militari che lo notano con il suo violoncello e gli chiedono di suonare qualcosa per loro. Lui lo fa volentieri. Arrivano ad ascoltarlo anche altri passeggeri. C'è molta allegria in quel momento su quel treno e Claudio si sente importante, si sente il protagonista. Alle 22:30 scende ad Alessandria. Tutti lo salutano in maniera affettuosa. Forse per la prima volta Claudio si sente qualcuno. Aspetta sulla banchina il treno Bologna-Torino che lo porterà ad Asti. Vestito di blu, con la sua camicia bianca e il suo farfallino nero, con quel violoncello in mano. Claudio quella sera si sente ammirato. Il treno che lo riporterà a casa arriva alla stazione alle 23.
Claudio è fermo sulla banchina. Davanti a lui si ferma il vagone di prima classe. Il ragazzo deve andare in quello di seconda, ma mentre sta attraversando il corridoio, cambia improvvisamente idea e decide di rimanere in quello scompartimento, il primo, quello che ha trovato subito davanti a sé. Prima però deve chiamare il controllore e pagare il passaggio da seconda classe a prima. Paga la differenza di 350 lire. Arriverà ad Asti in mezz'ora, 28 minuti per la precisione. La mattina dopo l'omicidio della povera Gianna, Claudio è molto pallido e nervoso. Sua madre decide di non andare al lavoro. C'è qualcosa di strano nel figlio in quella mattina. Non si sente bene. Inoltre, la signora Rosetta ha trovato la camicia di Claudio, quella che indossava la sera prima, sporca di sangue. La madre del ragazzo, intorno alle 12:30, sente alla radio la notizia del delitto del treno. E soprattutto sente quel particolare. La polizia cerca un giovane violoncellista sospettato di aver ucciso la donna del treno la sera prima. La signora Rosetta ha un malore. Claudio corre subito a soccorrerla e grida: «Non sono stato io! Io volevo aiutarla, ho cercato di soccorrerla!» «Mi sono sporcato la camicia perché cercavo di soccorrere quella poveretta!» Il ragazzo cade in preda ad una crisi isterica. Sua madre, intanto, vede anche dei tagli sulle mani e così decide di chiamare il medico. Claudio è molto agitato. Trema, al punto che il dottor Mario Verderio gli deve fare un'iniezione di calmante. Anche al dottore, Claudio dà la stessa spiegazione. Ha soccorso quella poveretta nel treno la sera prima e si è sporcato di sangue la camicia. Ma quando il dottore gli chiede spiegazioni riguardo quei tagli sulle mani, Claudio inizia a balbettare. E allora il medico avverte la polizia. Sono le 12:30 quando il brigadiere Pisacreta della mobile di Torino va a casa della famiglia Fantino e invita Claudio a seguirlo in questura. «Va bene, vengo, ma che cosa ho fatto?» chiede. Sua madre cerca di tranquillizzarlo, dicendogli che probabilmente stanno interrogando le persone che quella sera si trovavano sul treno. In questura, il dottor Montesano, appena vede Claudio, tenta subito il jolly. «Ragazzo, sappiamo tutto». In realtà non sanno niente, ma immaginano cosa sia potuto accadere. E quella tattica funziona perché la confessione di Claudio è immediata. Il ragazzo è un fiume in piena. «Sì, l'ho uccisa io, ma guardate, non so spiegarmi. La guardavo, non ho capito più niente». Poi il ragazzo continua tra i singhiozzi. Gli chiedono se voglia salutare sua madre e lui facendo di sì con la testa. Entrano la madre e lo zio. Piangono tutti e tre. Poco dopo la polizia accompagna Claudio a cercare il coltello lungo la linea ferroviaria e l'indomani il ragazzo entra nel carcere minorile. «Len Masna», dice lo zio, in dialetto piemontese, «è un bambino». Ma Claudio non è più un bambino. Anche se gioca con le macchinine, anche se legge Topolino. Claudio è un ragazzo molto timido, che passa ore e ore da solo. Sogna di diventare un concertista famoso. Ma tutti i suoi sogni si sono spenti con quella sua confessione che è tutta lì in una paginetta compilata con un linguaggio freddo e burocratico. AD 24 settembre 1969 in Asti, Questura Centrale. Il sottoscritto Fantino Claudio, detto Fiandro, confessa di aver ucciso su un treno una signora che lo aveva respinto. In calce la firma. Queste poche righe manifestano la metamorfosi di un adolescente in un assassino. Claudio fornisce due versioni. Nella prima racconta: «Quella signora mi ha provocato, mi ha fatto vedere le gambe, io ho perso la testa, lei mi ha respinto e le sono saltato addosso». Il delitto di Gianna Bo viene definito a lungo sui giornali dell'epoca come il delitto della minigonna. Qualche giornalista azzarda anche l'ipotesi che forse la gonna di Gianna potesse non essere poi così corta, visto che la signora non era più giovanissima. Al giorno d'oggi queste parole risultano anche un po' ridicole. Gianna aveva a malapena 30 anni, era giovanissima. Nel 1969 il tema della minigonna pare sia stato considerato centrale in questa faccenda. Dopo la sua prima versione, finalmente Claudio dice la verità. E la verità è che Gianna è una professoressa
ed è abituata a parlare con i ragazzi. Lui si era seduto nello stesso scompartimento di Gian e, col cravattino, vestito elegante, aveva appoggiato la custodia del violoncello e aveva iniziato a leggere il libro di Ippolito Nievo acquistato a Milano nel pomeriggio, forse per darsi un tono. La professoressa era rimasta colpita e gli aveva domandato se fosse uno studente. «Sei uno studente? Io sono una professoressa». Il racconto di Claudio continua. Entro nello scompartimento e saluto. Lei fa un cenno col capo. Io poso il violoncello e dei dischi che ho comprato alla Rinascente, dove ho acquistato anche un coltello da Boy Scout che ho in tasca. Claudio si siede proprio davanti a Gianna, che è davvero molto bella. Indossa un tailleur beige con una gonna e una camicetta bianca. Siccome fa molto caldo, si è tolta la giacca. Quando Gianna gli chiede se sia uno studente, Claudio le appoggia una mano su una coscia e Gianna reagisce, gli dà uno schiaffo. Gianna avrà pensato sicuramente ad un ragazzo smaliziato, maleducato, ma non ad un assassino. Claudio quella sera si sente importante. Pensa di poter fare qualsiasi cosa. Quindi si getta addosso a Gianna e la stringe, cerca di baciarla. Lei cerca di ribellarsi. «Sei pazzo! Lasciami stare o grido!» A quel punto però Claudio ha paura e perde la testa. Prende il coltello da Boy Scout e inizia a colpire. Gianna cerca di parare i colpi con il braccio, i primi due fendenti sono al gomito e all'ascella, il terzo alla gola, l'ultimo al cuore. Claudio getta il coltello dal finestrino, prende la sua roba e cambia scompartimento. Un minuto dopo, il treno arriva ad Asti. Qualcuno lo nota scendere ed allontanarsi di fretta. Nel sottopassaggio urta due persone. Un tassista lo nota uscire dalla stazione con il suo violoncello. Claudio arriva a casa, si spoglia e si mette a letto, a dormire. Claudio si trova nel carcere minorile di Torino. Ha pianto tutta la notte prima di essere trasferito. Ha chiesto al maresciallo di Asti che cosa ne sarà di me. Il sottufficiale, che è un figlio della sua stessa età, non ha avuto il coraggio di rispondergli. A mezzogiorno il marito di Gianna si sente male. Arriva un medico. Poco dopo si diffonde anche la notizia. L'assassino è stato preso e un ragazzino di 15 anni ha confessato. Il fratello di Gianna non riesce a capacitarsi. Ma perché? Perché l'ha fatto? Era seduta davanti a me ed eravamo soli, era molto bella. Guardavo le sue gambe, non ho capito più nulla. Non volevo fare quello che ho fatto, mi sono trovato nelle mani il coltello che avevo comprato alla Rinascente di Milano. Prima non mi ricordavo neppure di averlo. Termina così la confessione di Claudio. Se quella sera il treno si fosse fermato 10 metri più in là, Claudio alla stazione di Alessandria sarebbe salito su un altro vagone. Non avrebbe visto Gianna, non avrebbe fatto pensieri che lo hanno portato ad ucciderla. Non avremmo mai creduto che si potesse fare del male a una persona così buona e onesta come Gianna. È stata una fatalità, tutto ha funzionato in modo tale che lei andasse incontro alla morte, dice chi conosce la donna. Una serie di coincidenze hanno fatto sì che Gianna si presentasse davvero all'appuntamento con quello che sarebbe diventato il suo assassino. Gianna aveva deciso di fermarsi qualche giorno in più da sua madre, dunque di non ripartire per Torino insieme al marito. Lunedì l'attendeva il collega medico di suo fratello per quella piccola incisione. Inoltre sarebbe dovuta andare a provare un vestito presso una sarta di fidenza. E ancora, alla proposta di suo fratello Giancarlo di accompagnarla in macchina fino a Torino, lei aveva risposto «No, grazie, non devi disturbarti. Preferisco il treno, è più sicuro che l'auto». Sabato 27 settembre sono previsti i funerali di Gianna Bo, che verrà sepolta a Parma, città originaria della sua famiglia. Gianna verrà tumulata insieme al padre. Lo stesso giorno del funerale di Gianna, Claudio viene accompagnato dagli inquirenti alla stazione di Porta Nuova, al binario 9, dove c'è il vagone dove ha aggredito la povera Gianna. Deve ricostruire il delitto insieme agli inquirenti. Sono le 11 della mattina, Claudio passa in mezzo alla folla. È smarrito, come se fosse inconsapevole della gravità del suo delitto, e non manifesta nessuna emozione. Si guarda intorno, accenna un sorriso quasi a cercare protezione da qualcuno. La folla si accalca lungo i binari della stazione di Porta Nuova per vedere in faccia l'assassino ed è incredula.
Nessuno si capacita di come quel ragazzo, poco più di un bambino, abbia potuto compiere un delitto così efferato. Quando Claudio scende dal vagone, qualcuno gli domanda: «Sei pentito?» E lui risponde: «Sì, ora vorrei poter visitare la tomba di quella povera donna a cui ho fatto tanto male». Claudio, di fronte agli inquirenti, ha mimato a gesti quello che è accaduto quella notte. «Mi pare di impazzire», dice Claudio. «Non lo so, non so come tutto questo sia potuto avvenire, non so che cosa mi sia preso». La salma di Gianna riposerà al cimitero a Parma. È stato Paolo a scegliere che Gianna venisse tumulata lì. È a Parma che ci siamo conosciuti, dice, e anch'io farò ritorno nella mia città. A Torino non potrei più vivere, chiederò il trasferimento. «Che cosa volete? Non ho nulla da dire. La colpa di tutto il male che ha colpito il mio ragazzo è mia. Non avrei dovuto lasciarlo andare a Milano da solo. Lavorerò per lui finché potrò. Risparmierò lira per preparargli un avvenire per quando uscirà dal carcere. Non ho mai avuto fortuna, il padre di Claudio non mi ha voluto sposare e io ho cercato di dare a mio figlio una buona educazione. In fabbrica ho sempre fatto tutte le ore straordinarie che potevo per guadagnare di più e dare a mio figlio Claudio tutto ciò che desiderava, perché fosse un ragazzo felice». Sono le parole di Rosetta, la mamma di Claudio. Suo figlio rischia di trascorrere in carcere 25 anni della sua vita. Verrà rinviato a giudizio per omicidio volontario. Tenendo conto dell'attenuante della minore età, potrà essere condannato da un minimo di 10 anni di reclusione fino a un massimo di 25. Mentre le indagini sono ancora in corso, Claudio si trova al carcere minorile Ferrante a Porti di Torino e qui resterà in attesa di giudizio. Non ha precedenti penali ed è possibile che, fruendo della semi-infermità mentale, ritorni in libertà a 26 o 27 anni. Nel caso in cui invece i periti lo riconoscano totalmente incapace di intendere e di volere, sarà internato in manicomio criminale per 10 anni. Il 10 marzo del 1970 il quotidiano La Stampa titola «Perizia psichiatrica per il 16enne assassino di Asti». Claudio è stato riconosciuto semi-infermo di mente dal professor Diego De Caro, direttore degli ospedali psichiatrici della provincia di Torino. La lunga perizia di oltre 70 pagine è stata depositata alla cancelleria del Tribunale dei Minorenni ed è a disposizione del magistrato che conduce l'istruttoria e del difensore, l'avvocato Anna Maria Gentili. Allegati agli atti ci sono due certificati medici in cui si legge che Claudio sarebbe stato soggetto a crisi di epilessia, anche se il perito ha escluso che Claudio abbia ucciso durante un attacco epilettico. Claudio viene definito un ragazzo introverso, legato da un affetto quasi morboso alla madre, fortemente immaturo nei pensieri e nei sentimenti. Secondo il professor De Caro, Claudio è stato viziato fino all'eccesso da sua madre. La reazione di rifiuto della professoressa ha causato in lui una reazione assassina. Claudio continua a disegnare donne senza volto. Disegna dei cubi al posto della testa e quando gli chiedono perché quelle donne non abbiano un viso, lui risponde: «Non voglio che si riconosca la donna a cui penso». Quando non disegna, Claudio suona il violoncello. È come se per lui il delitto l'avesse compiuto un'altra persona. Si emoziona soltanto quando viene interrogato dallo psichiatra. In quel momento si sente qualcuno. Il 18 novembre del 1970 il tribunale condanna Claudio Fantino a 13 anni e 9 mesi di reclusione. I difensori Gentili e Goria si basano sulla perizia psichiatrica del professor De Caro e sostengono che Claudio sia immaturo e che abbia una mentalità paragonabile a quella di un bambino di 8 anni. Il 1 giugno del 1971, in appello, la corte del presidente Malinverni dovrà decidere la sorte di Claudio. L'udienza è rinviata al giorno dopo. Il 2 giugno del 1971, anche la corte d'appello nega che Claudio Fantino, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, fosse infermo di mente al momento del delitto. Claudio è stato giudicato immaturo, ma capace di intendere e di volere. Il sostituto procuratore generale, il dottor Caccia, ha chiesto la conferma della pena. I difensori, gli avvocati Goria e Gentili, si sono battuti per il riconoscimento della totale infermità di mente, chiedendo un ricovero di Claudio al manicomio giudiziario. L'udienza termina a mezzogiorno, dopo un'ora di camera di consiglio. Claudio Fantino ascolta la sentenza senza tradire alcuna emozione. È la sera di sabato 15 aprile 1972. Claudio Fantino muore dopo essere stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Claudio si trovava in carcere a Regina Coeli e nei giorni precedenti le sue condizioni di salute erano precipitate. Dalle prime analisi si ipotizza che la morte del giovane sia stata provocata da un'intossicazione dovuta all'ingestione di una quantità eccessiva di farmaci.
L'inchiesta della magistratura dovrà verificare se si sia trattato di un suicidio o se Claudio sia deceduto a causa di una cura sbagliata. Il ragazzo si trovava nel carcere di Civitavecchia. Era stato colto da una serie di gravi crisi epilettiche. Il 5 aprile le autorità avevano deciso il suo trasferimento al carcere di Regina Coeli, dove esiste un'infermeria più attrezzata. Le sue condizioni però si erano aggravate e dunque era stato trasferito al San Camillo. Claudio lamentava fortissimi dolori addominali e i medici li hanno attribuiti inizialmente ad una causa di natura neurosomatica o all'ingestione eccessiva di farmaci. O forse la morte di Claudio è da attribuire a delle cure non idonee o errate. La stampa il 14 aprile del 1972 titola «Suicida in carcere Claudio Fantino». I familiari di Claudio hanno inoltrato tramite i loro avvocati un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per chiedere un'indagine sulla morte del ragazzo e appurare eventuali responsabilità. Il 20 aprile del 1972 ad Asti si svolgono i suoi funerali. Il legale della famiglia ha definito poco umano il trattamento nei confronti dei familiari del giovane, i quali sarebbero stati tenuti all'oscuro negli ultimi giorni dell'agonia del ragazzo. Dunque, 3 anni dopo il delitto della professoressa Giovanna Bo, Claudio Fantino muore. Ma forse aveva cominciato a morire quella sera del 24 settembre del 1969.